gangstare. Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Sono le 9:34 minuti in questo istante di oggi, martedì 4 aprile. Finalmente, no, andiamo sempre più avanti, si fa vedere sempre di più il sole, anche se questa mattina si fa vedere sì e no, si è fatto vedere, poi si è nascosto, adesso si stava facendo rivedere, vedremo, anche secondo le nostre previsioni del tempo che avete visto, giornate comunque varie. Vi ricordiamo adesso, anche che insomma arriviamo domani adesso, verso e li sentite già che stanno chiacchierando, sono i nostri ospiti di oggi che hanno voglia di raccontare. Allora va bene, ve li presento subito. Parliamo oggi, come tutti i martedì, come è giusto fare, come abbiamo deciso che è così, il martedì si parla di periferie e lo facciamo in compagnia di Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Che come di consueto ci ha portato un ospite. Bruno Volpon, che è presidente dell'Associazione Culturale Giuscano di Figino. Buongiorno Volpon, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, partiamo subito, ogni volta si parte semplice, lui mi fa presentare un ospite, Associazione Il Giuscano di Figino. Il Giuscano di Figino. Chi è il Giuscano di Figino? Il Giuscano è un fontanile che è nella parte est di Figino, purtroppo non attivo, coperto da molto tempo, un po' da incuria, un po' da necessità, eccetera. Che non ci dispiacerebbe rivedere attivo, non si sa come, non si sa quando, perché oltretutto la nostra, quella di Figino, è una zona che è molto caratterizzata appunto da fontanili. Ecco, non siete solamente una situazione, diciamo, ambientalista, no, appunto, anzi, prendete spunto da un importante luogo, diciamo, del vostro quartiere, che insomma famoso comunque come quartiere, storico quartiere, lei diceva che è famoso non solo per le bellezze, ma anche per un monumento che non volevamo quasi in realtà. Ma diciamo che non si voleva, però viste le necessità, da qualche parte bisogna metterlo. Personalmente ho fatto parte per un certo periodo del comitato di quartiere, che è stato già dall'inizio, proprio agli inizi, un fiero non oppositore, ma un fiero controllore di come... Perché stiamo parlando dell'inceneritore di Figino, adesso chiamato termovalorizzatore, perché sennò si arrabbia e butta fuori più roba. Però c'è tanto altro a Figino, non c'è, c'è solo moltissimo altro. Ma c'è altro. Allora, visto che Figino normalmente come si può dire, riconosciuto da quelli che non sono gli abitanti di Figino come il posto dove è l'inceneridore, rivalsa verso questa opinione, da un po' di tempo, direi da parecchio tempo, a Figino sono attivate molte associazioni di stampo culturale, politico, sociale, eccetera, che cercano insieme di produrre, diciamo, un'immagine diversa di Figino. Ecco, Figino, molti quando poi la vanno a vedere pensano sia un comune a parte, spesso volentieri, ecco, perché è staccato da Milano, diciamo che non è in mezzo di un parco che la divide, però è proprio quello che, anzi, forse meglio rappresenta proprio le periferie di Milano. Questa idea proprio del quel quartiere adesso, che una volta era comune, che è stato inglobato nella città, ma che veramente ha i confini di Milano. Noi, almeno alcuni di noi figinesi, pensano ancora a Figino come un paese. Non succede solo da noi, ma è ovvio, quando qualcuno deve andare in Piazza De Angeli, per esempio, o al limite venire anche qui dalle parti di Via Novara, andiamo a Milano. Questo non vuol dire che non ci sentiamo milanesi, anzi, milanesi non dico né veri né puri, ma milanesi convinti. Infatti tutte le nostre attività, quella dell'associazione che rappresento e che fino a poco tempo fa si chiamava Associazione Culturale San Materno, per cui è la stessa con veste cambiata, cercano di sollecitare i nostri
amministratori a dare un occhio anche a noi in questa periferia, che è una bella periferia, anche se molti problemi delle periferie vengono, come si può dire, vengono notati anche nel nostro quartiere, tra virgolette, piccolo borgo. A noi piace chiamarci piccolo borgo, mi sembra un'ottima definizione. E se mi posso permettere, interrompendo, fino a pochissimo tempo fa, diciamo che la nostra esistenza era proprio un po' chiusa in noi stessi, si andava a lavorare a Milano, si tornava a casa, si dormiva, eccetera, eccetera. Si facevano delle attività culturali, quelle che ovviamente potevano essere fatte da un punto di vista esclusivamente volontaristico e senza soldi, perché tutte queste cose qui si fanno senza fondi adeguati. E ultimamente a Figino c'è stato un grossissimo cambiamento. Gli abitanti di Figino, che fino a un paio d'anni fa si aggiravano intorno ai 1600-1700, grosso modo, adesso mi pare che l'ultimo censimento addirittura ne portasse 1800 e qualcosa, e siamo in previsione di, non dico raddoppiare, ma di aumentare considerevolmente, perché è stato fatto un grosso intervento abitativo di stampo di housing sociale, che dovrebbe portare la popolazione di Figino a circa 2500-2800 persone, grazie appunto all'insediamento di 360 nuovi appartamenti costruiti da housing sociale, che appunto ha recuperato nella nostra area scusate, la possibilità di effettuare questo insediamento, direi sperimentale. Ok, ha parlato di amministratori e dell'attenzione che gli amministratori dovrebbero dare a queste zone, e quindi la palla passa a Cherubini, che insomma con gli amministratori ogni tanto ha a che fare e che da tempo con Consulta dice: diamo spazio a queste periferie. Perché oggi parliamo proprio però ad esempio di una situazione culturale? Qual è l'importanza della cultura nelle periferie? Ma innanzitutto la cultura nelle periferie c'è. Il tema è che non è conosciuta, cioè Milano alla fine non conosce Milano. Milano è ricca di eventi. Oggi si apre il Salone del Mobile con alcuni anche quartieri milanesi che saranno interessati da un vorticoso giro di persone. 419 eventi in una settimana per il Salone del Mobile, concentrati in alcuni quartieri più nel centro cittadino. Sì. Il resto della città rimane come un contorno. Allora, se gli eventi sono importanti per Milano e denotano anche un dinamismo, da un'altra parte c'è la città, non degli city users da questo punto di vista, ma da chi ci abita, che fanno tutta una serie di iniziative, di cose, ma rimangono ai margini. Questo è il tema di fondo. Allora, in primo luogo conoscerli. Per esempio, Figino ha un teatro, ma nella periferia milanese, tra amatoriali e professionali, ci sono 100 teatri. Quando Pereira del Teatro alla Scala ha detto: portiamo la Scala nei teatri di periferia, allora noi abbiamo osservato: va bene, noi faremo da guide in questi 100 teatri, perché molto spesso si fanno delle affermazioni di principio, premesso che non sappiamo se sia nel DNA della Scala andare a suonare nelle periferie. Questo non lo sappiamo, magari non è così, è stata un'ipotesi, però ecco, fino adesso non si è visto niente da questo punto di vista. E quindi però ci sono 100 teatri. In secondo luogo ci sono anche 150 circoli e associazioni culturali. Ci sono anche 50 biblioteche. 50 biblioteche, ce ne sono 22 comunali, ce ne sono alcune di condominio e poi ce ne sono una buona parte di associazioni, parrocchie. E questo qui è il corpo. Allora, se noi andiamo ad assommare 100 teatri, 150 associazioni culturali, 50 biblioteche, vediamo che c'è un tessuto significativo che però non fa sistema e non riesce nemmeno a comunicare. Questo
chiunque lo sa, perché voi di Consulta Periferia avete fatto una mappatura di questi luoghi. Certamente, sul sito periferiemilano.com c'è una mappatura anche zona per, articolata zona per zona, quindi ognuno può andare e vedere in base a dei lavori che facciamo, non è una mappatura di, completa di tutto l'esistente nella, in ciascuna zona, ma noi sottolineiamo alcuni aspetti e su questi ci lavoriamo in maniera tale da porre all'evidenza cittadina questo tipo di realtà. Posso dire che ogni volta che fate una mappatura sono sorprese comunque che saltano fuori, perché certi numeri sono inaspettati, cioè 100 teatri nelle periferie di Milano, ma è inaspettato. Ieri c'è stata la commissione periferie del Consiglio Comunale di Milano, dove c'è stata una audizione dell'assessore alla cultura, e appunto noi siamo intervenuti proprio due minuti dicendo alcune cose, e tra cui anche segnalando questo tipo di realtà presenti in periferia, e quindi ci hanno chiesto anche riferimenti per poter andare a vedere, verificare, a informarsi su quanto abbiamo detto. Cioè, e quindi è un lavoro di informazione, di conoscenza del comune, ma cioè, no. Non lo sanno neanche loro, se voi di ricordarlo. No, diciamo che siccome le periferie non sono mai state oggetto di attenzione complessiva, ma sempre di interventi particolari che però lasciano inesplorata la complessità del territorio, e quindi nessuno mai ha fatto questo tipo di lavoro. Noi stiamo cercando di farlo proprio perché ci siamo posti come obiettivo, da queste 35 associazioni che nel corso degli anni hanno, si sono sedimentate e promuovono Consulta Periferia Milano, proprio anche di dare un risvolto informativo che riteniamo sia importante. Ecco, abbiamo qui Volpo oggi non solo perché fa cultura in periferia, ma perché Figino quest'anno, diciamo, è un anno particolare per Figino, giusto? Sì, è un anno molto importante perché leggendo un po' anche sul libro di Figino, che è stato edito dalla parrocchia nell'anno 2000, anzi nel 1999 per essere corretti, un documento datava la presenza di Figino, per cui non la nascita, in un documento del 2017. Si tratta di una transazione fra dei privati e la Chiesa di un terreno situato appunto nel luogo di Figino. E quest'anno, visto che siamo nel 2017, appunto approfittando anche di questa molto interessante collaborazione che c'è fra tutti i, diciamo, i gruppi presenti a Figino da un punto di vista, ripeto, culturale, eccetera, eccetera, abbiamo pensato di festeggiare questo anniversario, il millenario, con una serie di... Ma il compleanno di 1000 anni non è da tutti. Infatti io anche recentemente vado in giro, vedo questo monumento fatto nel 1200, noi siamo più vecchi, questo è del 1150, noi c'eravamo prima, insomma, voglio dire, è una piccola non soddisfazione, ma... Com'è questo compleanno? Come sarà questa festa di compleanno? È una festa di compleanno molto, molto complessa. Ho visto una lista di eventi che non finiva più. È un anno di compleanno. Per 1000 anni, diciamo, esatto. Forse. Vabbè, insomma, anche eravamo molto indecisi se fare un festeggiamento unico, che però avrebbe creato dei problemi, perché evidentemente uno diceva una cosa, un altro diceva un'altra, eccetera, eccetera. Spegnere 1000 candeline non era facile. Infatti ce ne vuole di fiato. Allora, con tutte le varie, sono molte, non mi scuseranno gli amici se non le nomino, però diciamo che facendo capo al comitato di quartiere, ognuna delle varie associazioni ha proposto degli eventi. Il primo evento si è già verificato il 26, dove c'è stata, diciamo, dove ci sono stati i festeggiamenti di apertura di questo millenario, e continueranno ogni mese, ci saranno di tutto di più.
capisci quanto questo difigino non è una cosa strana per le periferie. Se invece uno pensa che periferie invece non ci sia mai niente, che si vada, si dorme ed è finita lì. Invece voi avete visto che in realtà sono vive e di situazioni del genere ce ne sono spesso e tante. Adesso, a parte il millenario, che è una cosa, sì, esatto, particolare, no? Avete trovato... No, questo è indubbio. Su questo abbiamo anche innescato un'iniziativa, che sono i libri di quartiere della periferia milanese. Perché appunto Volpone ha mostrato il libro su Figino, ma ci sono degli... faccio vedere meglio in camera, faccio... ma ci sono numerosi storici locali che hanno scritto e continuano a scrivere dei territori, gli antichi comuni della periferia milanese, cioè quelli che sono stati annessi nel 1923, quindi andiamo da Niguarda a Lambrate, a Baggio e ad altri, okay, ad altri Treno, forse anche, no? Credo. Treno, sì, Treno. Anche di Treno. E quindi noi adesso abbiamo recuperato una cinquantina di libri e sono proprio la fonte per conoscere le radici storiche della nostra città e nello stesso tempo anche per far conoscere Milano, perché non sono solamente radici che non esistono più, luoghi che non esistono più. C'è un libro in particolare, Antichi borghi della periferia milanese, scritto da Tamara Visigalli, che enumera appunto 70 borghi della periferia milanese, ma anche con una immagine iconografica, uno può andare a vedere dei luoghi che sono antichi ma sono presenti ancora nel nostro territorio. Da qui abbiamo avviato l'anno scorso un percorso di presentazione di libri, proprio perché da una parte mettiamo a fattor comune la capacità e la conoscenza di questi scrittori locali, questi storici locali. Nello stesso tempo c'è da imparare e c'è da imparare per tutti, sia per i milanesi di nascita, ma anche per gli stranieri, che a Milano sono tantissimi. Il problema è che se nemmeno noi milanesi conosciamo la nostra città, i nostri borghi, diventa difficile che anche gli altri possano imparare. Allora avviare un percorso strutturato, anche in collaborazione con le biblioteche, già ci sono stati degli appuntamenti nelle biblioteche comunali, per esempio, e quindi si può innescare un processo positivo che metta a fattor comune tutte le energie che ci sono nella città, mentre oggi andiamo un pochettino a compartimenti stagni. A proposito di energie, voi, come hanno detto anche l'altra volta, in altri appuntamenti con voi di Consulta, avete mappato anche una situazione di cori e situazioni simili che vi hanno portato a conoscere una realtà importantissima delle periferie e a creare poi un evento che ormai va avanti dal 2009, mi sembra che mi diceva, giusto, i concerti... Sì, concerti in periferia. Concerti in periferia. Partono dal 2009 e ogni anno ci sono, e anche quest'anno arriveranno, giusto? Sì, diciamo che Concerti in periferia è un'iniziativa che parte del 2009 alla luce di un incontro, uno dei tanti che facevamo con gli amministratori comunali, associazioni e anche consiglieri di zona, in particolare con l'assessore alla cultura Fina Zerflori. Nel 2009 presenti una settantina tra appunto rappresentanti di associazioni, presidenti di consigli di zona e di commissioni cultura dei consigli di zona, e abbiamo individuato una iniziativa che potesse, diciamo così, rappresentare e innescare un percorso su tutte le periferie della città in maniera tale da rappresentare una coralità. L'abbiamo chiamata Concerti in periferia. In particolare è sostenuta dall'Associazione Culturale Il Clavicembalo Verde, Fondazione Milano Policroma, ma non solo, perché sono gli organizzatori, ma poi questa iniziativa, che ormai dura da 8 anni, adesso ci sarà la 9ª edizione, abbiamo messo a fattor comune al momento 450 concerti ad ingresso gratuito, quindi una mole piuttosto importante, offrendo anche dei concerti a associazioni, luoghi, borghi, che magari mettere insieme un concerto non è una cosa facile, dalla SIAE all'organizzazione e quant'altro.
e quindi si è consolidato un lavoro per cui oggi ci sono una trentina di sedi periferiche che costantemente vedono arricchito con fenomeni musicali il proprio territorio, e anche grazie alla collaborazione di una cinquantina di realtà associative di vario genere, perché non siamo gli stranieri di Coppa che andiamo lì, fanno il concerto e se ne vanno, ma si sono costruite negli anni tutta una serie di relazioni, iniziative e proposizioni, per cui questo è uno degli elementi di comunanza e di espressività. Ecco, allora... Qui poi ecco, c'è una... un aspetto interessante dei cori, ecco, no, dove c'è un'iniziativa particolare. Ne parla Bruno Volpon, sì, che è uno dei promotori, no, dei promotori coristi, no, di questa iniziativa, okay. Cori Milano. Nel 2011 a qualcuno è balenata un'idea di inserire anche in questa situazione i concerti di Milano, che i concerti in periferia, scusate, che erano puramente strumentali, anche qualche cosa di vocale. Allora, insieme a un amico, Giorgio Barenghi, che è il presidente dell'Associazione Culturale Corale Ambrosiana, abbiamo così pensato di iniziare un piccolo percorso invitando quattro cori a Figino per una manifestazione inserita in una, diciamo, rassegna che si chiama Le Serate Musicali nel Borgo, Borgo di Figino, ovviamente. Nelle quali, appunto, oltre a concerti in periferia che ci era stato proposto da Angelo Mantovani, abbiamo unito anche questi quattro cori. Bene, abbiamo diffuso l'idea del perché effettuare dei concerti di cori in periferia. A oggi 40 corali milanesi e delle immediate vicinanze, perché adesso non dimentichiamo che Milano sta diventando, anzi no, è diventata una città metropolitana, allora 40 corali si sono messe a disposizione per effettuare qualcosa come 60 concerti vocali sparsi nelle periferie di Milano. È un motivo di vanto per noi sapere che in 7 anni da 4 corali siamo arrivati a 40 disponibilità, e 40 corali anche di livello artistico sicuramente elevato. E anche quest'anno ovviamente parleremo, e fra poco si partirà. Anzi, allora a fine mese avremo il programma completo, okay. Però alcuni sono già partiti. Ah, ecco. Sono già partiti, uno è stato fatto il 1° di aprile a Niguarda, se non erro, con la partecipazione di due cori, un altro ci sarà a Figino per il 21 di aprile, inserito nei festeggiamenti del millenario, e si andrà avanti così fino a dicembre di quest'anno. No, interessante questo tipo di relazione, nel senso che un'iniziativa nata in un quartiere ha un orizzonte periferico e quindi non si chiude in se stessa, ma ha questa, diciamo così, nasce già formato esportazione, e quindi ci sono 10 rassegne Cori Milano, che poi appunto si chiamano con modalità diverse, però l'idea è quella proprio di utilizzare questa disponibilità dei cori. E i cori non è stato chiesto, anzi non è stato detto vi facciamo cantare, perché noi non siamo un'associazione di cori. Cori Milano non è un'associazione di cori, è invece uno strumento per utilizzare i cori che sanno di essere utilizzati e si rendono disponibili per cantare nelle periferie dove normalmente nessuno va. Ecco, questo qui è il dato. Niguarda è uno di questi esempi. Il locale comitato di quartiere ha fatto un'iniziativa domenica in Villa Clerici e ci ha chiesto la disponibilità per arricchire un po' il momento con un aspetto musicale, e quindi ci sono stati il coro ispanoamericano e il coro zenzero che hanno offerto la loro disponibilità. Ecco, questo è un messaggio un pochettino che va per tutta la città. Perfetto, allora, oggi mi avete bruciato il tempo in una maniera, siamo già in chiusura. Vi chiedo allora di ricordarci i prossimi appuntamenti che, insomma, ci sono sia a Figino e non, se c'è anche altri appuntamenti sulla periferia, appunto in quest'ottica
di cultura e di vita, quindi davvero di queste periferie vive e continuano ogni giorno a produrre anche qualità, da quanto abbiamo sentito oltretutto. Walter? Ma diremmo su periferiemilano.com noi redigiamo un calendario che ognuno può andare a vedere, dove ci sono mano a mano, per quello che riusciamo a caricare, a mettere a fattor comune, tutta una serie di appuntamenti gratuiti. Il 70% ci sono dibattiti, ma sono appuntamenti culturali. Oggi poi fate qualcos'altro voi di periferia? Sì, oggi al negozio civico Chiama Milano in via Laghetto 2 alle 11.30 il centro studi periferie, che abbiamo promosso proprio per dare più organicità a tutta la mole ormai di dati e iniziative che stiamo facendo, presenterà lo studio Libri di quartiere della periferia milanese, proprio come dicevo prima, per mettere a sistema con un'iniziativa che è già avviata nel 2016 tutti questi testi fatti da storici locali. Sono le 9:30, quindi sono le 10, mi diceva? 10, alle 11:30. Alle 11:30. Fate in tempo adesso a chiudere il vostro smartphone o computer che si voglia, prendere il tram o l'autobus e andare in via? Via Laghetto 2, via vicino Laghetto all'Università 2. Statale, quindi, Piazza Santo Stefano. Ah sì, proprio dietro la Missori e la Statale. E quindi prima di andare al fuorisalone, no, in alcuni quartieri della nostra città, statale, a bere... In Statale ci sono già installazioni. Anche in Statale ci sono le installazioni, potete passare di lì e avere un minimo sguardo su quello che è il territorio di Milano nella sua complessità, e poi potete andare in alcuni luoghi appunto. Perfetto. Del fuorisalone. Invece nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, Figino vi accoglie con le braccia aperte, perché abbiamo... Assolutamente sì. Una piccola informazione che mi è arrivata questa mattina, perché l'ho vista stamattina, però non mi ricordo ancora i termini. A Figino stanno istituendo un portale web per quanto riguarda tutte le attività di Figino, diciamo che il millenario è stata l'occasione per poterlo istituire, e penso a breve di poter dare le informazioni relative. Che comunque che Consulta segue da vicino. Seguiamo, ma su periferiemilano.com appunto ci sono indicate tutte zona per zona una serie di associazioni mappate. Tra l'altro ci sono anche i giornali di zona o stampa locale e anche siti web, se ce ne sono, e quindi uno può andare a vedere nella mappatura della propria realtà tutta una serie di cose. Appena sarà in linea sicuramente il portale di Figino ci sarà. Milano News ha dedicato proprio uno spazio a parte. Non avevo controllato, non può che non vado a visitare il sito, mea culpa. Allora, grazie mille davvero, Walter, grazie anche oggi, e grazie tantissimo. Grazie a voi. Buon compleanno, mi viene da dirvi. Grazie, grazie. Ci vedremo in una delle tante occasioni per festeggiare Figino. Perfettamente, vi aspetto anche magari per un servizio. Va bene, grazie mille. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito. Ci rivediamo martedì prossimo, sempre con Consulta Periferie Milano, che come vedete ci porta sempre davvero delle storie interessanti, che poi aprono dei capitoli immensi che mezz'ora non bastano per raccontarvi. Cercheremo quindi di approfondire le cose man mano nei prossimi settimane, nei prossimi mesi. Io vi ringrazio per aver seguito questa mattina fin dalle 7:30 in diretta con i nostri giornali, e vi do appuntamento oggi pomeriggio ore 18, nuovo orario, con il telegiornale della sera di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.